a Pugliese, il direttore amministrativo di Catanzaro. Ci chiama. Ci si chiama io domani. Io ricordo. Ma richiesto a Roma. Per Cunua, per il amico. Poi il direttore generale che per. Sì. Non ci parla su, glielo dico. Sì, te tornavo da te domani, potrò tornare da te là, con mio amico che è venuto già da te, consigliere comunale, che c'è una problematica qui per la città importante, voleva sottoporla. Sì, c'è una problematica per la città che è molto importante, che stanno sottoponendo molti cittadini, mi raccomando. Va bene. Va bene, grazie. Ciao. Vedi che è tranquillo con quella cosa. Sì, ti volevo vedere, io oggi sono a Catanzaro stamattina, tu ci sei? Sì, vederti in maniera solare, come facciamo? Oh, capo, stamattina adesso ci sono bordello. Eravamo 7 di ora, Che c'è sponuto che cazzo vuoi? Ma non è chiesto, no? Non ci vuoteggiano. Ma come anche il tuo? Anche se non ci vuoteggiano, però ci vuoteggiano. Che cazzo ci leggono? O meno, non ci dice che cazzo mi chiama fratto da parte, o no? Su tempo. Invece dov'è uno come ha chiesto, no? Dice che facciamo, ci creiamo tutti gli annazzi, no? O spenno, dice, c'è malette, di tutti questi anziani dei grecari. E che ti rimangio con i servietti? Ma io voglio tranquillo. Sono giù sulla tomba di mio fratello. Ma io mi pare che... Ma adesso risparmiamo anche come uno spartadiglio. Se tu fai un gesto di queste, ti stiamo spremati lì e fondi... Ma non lo sento proprio. Capito? Perché così è nuova. Usiamo solamente il concorrente al lavoro. Sì. Non con il concorrente di sangue. Hai capito? E allora? Certo, c'è passato il... Ecco questo, che ho sentito partire alla cosca degli innanzi e poi fare un po' concorrente al caso. Socio. Ha capito, caro mio. Io non sono duro. Per studiare che quello cianzo non ce l'ha neanche a pagamento. O capisci che è cattivo? Pensi che come era poi antica? Che è messo prima di dopo di lì? Ti stanno succedendo cose antipatiche con i cazzamortali da... Che cosa? Stanno succedendo dei fattorelli antipatici da noi. Perché ti cassa mortale, stanno avendo una sfrontatezza indicibile. Ci sono persone che hanno registrato delle cose, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, è una materia un po' scottante questa qua. Si stavano quasi picchiando per contenderti il malato. Quando i parenti sono arrivati là hanno trovato tutti i cassamontari e loro sono stati avvertiti dopo. In medicina una dottoressa ha aspettato 10 minuti, un quarto d'ora fuori, poi ha dato un cassamontare, ha cacciato le chiavi e ha aperto con le chiavi la pure parte. Se non è caso mio giocherato, eh. A tutti i stessi. Cascate fuori e pigli primera, eh. Posso, ma era intubato, sono facciuto.
Sentono poco, preparati, sigarette, casomai, capita che poi non arrestano, tanti no, ma mi arrestano, tanti tra questi. Ma tu lo sai che io sono cambiato la batteria? Sì, tu mi abiti su cubiera ieri sera. Abbiamo cambiato la batteria, ci avevo messo quella. Ma siamo un poco più tranquilli, però che la casa è schifo, che la casa è per modo che mi ero sbagliato queste cose. Che dice la mamma è buona anche stasera. Speriamo la mamma, non è solo che si chiama il suo rosario. A te lo casarmi davvero. Okay. Frate, venga Franco, ma si pigliava delle cose. Franco, capisci? No, capito. Credo che ti pigliassi tu l'olio. All'ufficio. Vabbè, vuoi che ti pigliassi che rifiuto legge all'ufficio? E là ci disse che erano destinati. Passa e cada a casa. E sì, ci lo dissi diretto. Ci si vale la pena da porto. E papà mi disse che poi parlo. E lunedì ti preparo tutti i cinque. E quindi è fatta. C'è una cosa ancora andata, sì. Sì, sì, sì. Ma non è possibile che non lo sapevo fare.